Buon mercoledì pomeriggio da Alessandro D'Ambrosio Villa di Live Sport Academy. Le immagini che vi giungono sono live dal Totti Sporting Club. Vi trasmettiamo la prima giornata del girone F del Beppe Viola Junior, che vede affrontarsi Agora Latina e Champions Soccer Club. Entrambe le squadre alla prima partita in questa competizione organizzata da Sporting Oro e Sporting Tour, che poi appoggia dietro da Broggi, che non riesce a imprimere la giusta potenza al pallone. Adesso sfera recuperata ancora dal CHC. Pallone appoggiato dietro per Bovieri, che trova il gol del vantaggio con il diagonale di Mancino vincente. Si sblocca al quinto minuto la partita. Ricordiamo, la durata è di due tempi da 20. E allora Champions Soccer Club Academy, CHC in vantaggio. Al momento decide la partita ancora Bovieri, direttamente su calcio piazzato. Trova il gol del raddoppio, la doppietta per Bovieri. Allora risultato di 2-0. Bravo Ale! Bovieri si mette in proprio, poi apre sulla sinistra, ancora servito il numero 10 che assiste in avanti dalle parti di Teodori. Non può impedire Lorea al pallone di entrare in porta, cala il tris. Il CHC. Allora è 3-0 al 17° minuto di gioco. Prova a mettere già una piccola ipoteca sulla partita la squadra in maglia rossa. Si è andata la bandierina a battere proprio l'autore del terzo gol, ovvero Teodori, che batte sul secondo palo. Poi Bovieri, ancora un assist per il numero 10. Questa volta il cioccolatino è per Morucci, che lo scarta siglando il gol del 4-0. Cala del poker il CHC proprio due minuti prima dell'intervallo, ma lui al momento è l'MVP di questo primo tempo. Pallone in avanti recuperato, poi ancora opportunità per il CHC, pallone in avanti, arriva anche il gol del 5-0, doppietta anche per Matteo Morucci, che aveva appena segnato. Ha trovato un altro gol nel giro di 60 secondi nemmeno. 5-0. 20 secondi regolamentari del primo tempo. Pallone che arriva dalle parti di Bovieri, che ancora calcia di prima verso la porta. Non trova lo specchio. Altro buon tentativo da parte del numero 10. Ha già il fischietto in bocca il direttore di gara. Vediamo se manda le squadre a riposo. Sì, è così. Duplice fischio. E allora piccola interruzione per noi. Appuntamento a tra poco per i secondi 20 minuti di Agora Latina Champions Club Soccer Academy. A Bovieri, che serve dalle parti di Broggi, che va in mezzo. Chiusura dell'Agora. Può calciare direttamente da lontanissimo il numero 5 alla ricerca della tripletta. Si trattava ovviamente di Morucci. Arriva il tap-in sotto porta da parte di Belmonte, 6-0 dopo la parata dell'estremo difensore del Agora Latina, che sventa la prima occasione, non la seconda. È recuperato dal solito Bovieri, prova a far filtrare in mezzo a due, pallone recuperato ma ancora Bovieri che se lo riprende, Belmonte, l'appoggio per Broggi, il tocco in avanti ancora dalle parti di Bovieri, che resiste alla pressione e si porta la palla a casa. Bravissimo. Alessandro Bovieri, ancora una volta conclusione precisa all'angolo, altro diagonale vincente questa volta con il piede destro. 7-0 al quinto minuto di gioco del secondo tempo e altra opportunità probabilmente per il numero 10, anzi no, perché sembrerebbe voler lasciare la battuta a rullo. Vediamo chi andrà. C'è Rullo, non è stata chiesta la distanza, va direttamente in porta Rullo sul suggerimento di Bovieri, che gli dice tira, e segue Rullo e fa 8-0 direttamente su calcio piazzato, anche lui al referto al 12° minuto di gioco. Nel frattempo ha già battuto il calcio di punizione l'Agora. Possibilità dal limite, poi arriva il gol dell'8-1, è molto bello. Sull'uscita di Sabato, beffato con un tocco morbido in scivolata
sul tentativo di Temporin, che fa 8-1, regala un sorriso all'Agorà Latina, che calcia sul fondo, ha il fischietto in bocca il direttore di gara. Aspettiamo il triplice fischio. Eccolo qui. E allora passa per 8-1 il CHC contro l'Agorà Latina, che sale a 3 punti in classifica nel girone F. Restate con noi perché siamo pronti a trasmettervi Massimina contro Tor Tre Teste, sempre per la prima giornata di questo girone F. Appuntamento a tra poco.